Tagliarsi con la carta è la cosa meno dolorosa che ti possa accadere, ma quale sarà la più straziante? Andiamo a scoprirlo. Ok, come detto, tagliarsi con la carta è la cosa meno dolorosa, ragazzi, anche se io la metterei più in alto di schiacciare una spina o sbattere il pollicione del piede. Sbattere il pollicione del piede è tipo la cosa più dolorosa, ma non del mignolo. Graffio del gatto, mai provato, quindi non posso dirlo, ragazzi. Mordersi la lingua, fa veramente male. Un 5 è troppo poco. Ad esempio, fa molto più male di bruciarsi con la pizza calda, secondo me. La pizza calda rompe perché ti dura per giorni che non riesci più a assaporare niente. Ma il morso fa male. E la pizza calda mi ricorda di quella volta che volevo prendere un tè freddo a luglio e mi hanno dato bollente. Ok, una spina, non capisco cosa ci serve il lavandino, ragazzi, però deve far male. Tirare un pugno al muro è allo stesso livello di annegare. Non è vero, non è vero. Conosco persone che hanno tirato pugni ai muri, ma non ho mai parlato con una persona che è annegata. Quindi, non lo so, ragazzi. L'artrite, più di annegare, porca, annegare muori, annegare crepi. Se ti entra l'acqua nei polmoni. Però non ho mai provato l'artrite, non ho mai provato il non ho mai provato, quindi ragazzi non posso dirlo. Ho provato però a schiacciare il piede sul Lego ed è doloroso. Va bene il meme, ma secondo me non è possibile che i Lego sono più dolorosi di tutto quello che ho visto prima. Ok, ragazzi. Dolore ai denti, mai avuto, non vorrei tirarla, ragazzi, però mai provato, ok. Essere sparato da una pallina di paintball, mai provato, ma vorrei provarlo, ragazzi. Forte della vita reale, cioè, come posso rinunciarlo, ok. Questo l'ho provato, ragazzi. Schiacciarsi la mano in una porta, cioè la porta blindata, si è fatta tutta l'unghia nera e mi ricordo un'incazzatura. Forse l'incazzatura mi ha salvato da provare tutto il dolore, ragazzi. No, dai, non mi puoi mettere l'alcol sulla ferita aperta più della porta sul dito. No, no, a meno che non stai parlando di un taglio completo. Ma le ferite, sai quante volte ho messo l'alcol? No, no, non va bene, non va bene. No. Ok. Non ho mai... Soffocarsi con la stessa saliva, ragazzi, è la cosa più dolorosa del mondo. Però non mi puoi mettere essere punto da un'ape sopra la mano bollente nell'acqua, perché sono stato punto tipo un mese fa, mi sa, se non mi sbaglio. Ha fatto malino, però non più della mano bollente, della porta qua dentro. No, non va bene. Ok, ragazzi, devo andare avanti perché questo video già mi sta facendo incazzare. Ok, cadere dalle scale, per fortuna non mi è successo, ragazzi. Ecco, essere strangolati mi è successo 3 secondi fa. Molto doloroso, effettivamente. Morire di fame, per fortuna non l'ho mai provato, ma posso immaginare. Ok, qui Whiplash. Sapevo che era la frusta, ma non ho mai sentito del dolore dal colpo di frusta. Se qualcuno di voi lo conosce, me lo fa sapere nei commenti. Non ho idea di cosa sia, ragazzi. Essere staccato l'unghia dal dito è la cosa più dolorosa che ho mai provato. Sulle mani ce le ho ancora tutte 10, ragazzi, però nel corpo le ho solo 19. Dolorosissimo, la cosa più dolorosa che abbia mai provato. Non ci chiederò mai che farsi un tatuaggio è più doloroso di staccarsi un'unghia, perché altrimenti nessuna persona sana di mente se lo andrebbe a fare da solo. Perché io ho perso un'unghia e ha fatto male, molto molto male. Osso spezzato, osso fratturato, non spezzato, quindi non posso dirlo. Però posso dire che l'osso fratturato non mi ha fatto niente, ma l'unghia, ragazzi. Ustione di terzo grado, mai fatta. Non ci credo che... Non ci posso credere che l'ustione di terzo grado faccia meno male di un pugno in faccia. Un pugno in faccia da Mike Tyson? Probabile, ma non credo da una persona normale. Il ferro da stiro sulla pelle deve far male. Però l'ustione di terzo grado non so quanto sia il terzo grado, però dovrebbe stare più in alto, più in basso, chi lo sa. Ok, ragazzi, i punti rotti, non ho mai avuto punti, ragazzi. Spero di non averli mai, e soprattutto spero che non si rompino mai. L'ulcera allo stomaco, mai provata anche questa qua, ragazzi. Freeze burn, cosa cacchio vuol dire congelamento bruciante? Non ho idea, ragazzi. Stiamo arrivando al punto nella quale è fatta talmente tanto male che non capisco più cosa sia. L'emicrania, mai provato, ok, ragazzi. Guardare il sole per 5 minuti, l'ho fatto per 3 secondi e mi ha bruciato tutto quanto. Non quanto l'unghia, parliamone. Però 5 minuti deve essere veramente devastante. Olio bollente sulla pelle, ok, questo non l'ho mai provato. Magari l'ha provato qualche mio nonno che si chiama un castello, ragazzi. Però a me piace il medioevo, quindi magari, ragazzi, chi lo sa, lo sa. È vero che non usavano l'olio perché l'olio costava, usavano l'acqua. Però comunque deve far male. Che non sono un esperto di medicina, ma dovrebbe essere quando ti si schiaccia il disco della spina dorsale. Oh! Non riesco a immaginare, ragazzi, non riesco a immaginare perché non è mai successo, quindi... Ma immagino possa far male.
Dito tagliato, anche questo mai provato, ma devo immaginare che faccia malino. Qui mi dice punto da una razza. Io leggo, capisco che mi dice punto da una razza, però poi mi mette l'immagine delle api, mi ha fatto completamente andare in confusione. Però ragazzi, confermiamo punto da una razza. Steve Irwin c'è crepato, e l'ho pronunciato malissimo, scusami Steve se ti ho ammazzato la pronuncia. Per chi non lo conoscesse, era un gran figo che ha fatto una pessima fine per colpo di una razza, quindi potete immaginare quanto male possa fare quel pesce. E adesso qua ragazzi, è un pesce. Sì, ok, è un pesce, ok. Inghiottire il vetro? Spero veramente che non sia mai accaduto qua a nessuno di inghiottire del vetro. Braccio tagliato via, deve fare malino. Crash totale del sistema operativo del cuore, anche questo qua deve fare malino ragazzi. Essere accoltellato. Se il livello del dolore era 25 sarebbe stato molto più bello. Che non so chi l'abbia capito, però chi l'ha capito è veramente studiato. Anche perché ho dovuto cercare prima di capire quante ne fossero. Ok, sparato nel petto. Non so perché mi ha fatto ridere. Non è una cosa divertente, però ho immaginato l'omino che viene sparato nel petto e muore. 43, effettivamente è doloroso, ok. Una macchina che ti arriva addosso. Non ci credo, dai. Una macchina che ti arriva addosso a te a 30 all'ora fa più male di una pistola nel petto. Una macchina a 30 all'ora. Cioè ti può arrivare una persona 30 miles per ora. 48. Errore mio. 30 miglia all'ora non sono proprio uguali a 30 all'ora, sono tipo 48, quindi ok, iniziamo a capire ragazzi, 50 all'ora, una macchina effettivamente deve far male, oddio, il calcolo a REN, più male di una macchina, davvero? Nelle balotas, a full forza, ho preso delle balotas nelle balotas, però era una balotas, non era nemmeno tanto forte, era una balotas dura. Però possiamo immaginare tutti quanti noi che abbiamo le balotas quando facciamo male una balotas nelle balotas. Ma ci vediamo anche le parti più dolorose da perdere, ragazzi, ok? Non fa dolore ovviamente il nervo cerebrale perché lo perdi, non ti connette più, quindi non fa male. Le ciglia devono far... No, non devono far... Evidentemente se ti cadono tutti i giorni. L'ombelico deve far molto male. L'appendice... Ok, iniziamo. Il dente... A meno che, aspetta, le ciglia non intendeva perdere, proprio strapparle, deve fare malino, effettivamente. L'unghia 40, un'altra volta l'abbiamo vista, ragazzi, ma dico, secondo me, estremamente dolorosa l'unghia, ragazzi. Naso. Il mignolino del piede? No, il mignolino del piede, dai, no. Perderlo, poi lo tagliano, porca miseria, deve far male, non lo so, ragazzi. Ok, però non più, la lingua deve stare più in alto, secondo me. Ok, siamo gli unici animali che abbiamo un mento, davvero? Non è possibile, dai, le scimmie non hanno il mento. What? Il ginocchio deve far molto male. Deve far molto male, ragazzi. Alla mia scuola un ragazzo si è messo il deodorante sul coso fino a quando non è caduto dal... No, non è possibile. Fino a quando non si è congelato e è caduto. No, non è possibile. Non è possibile. Le punte delle dita fanno più male di perdere il fegato. Non ci credo. What? C'era uno SpongeBob. Guardate qua in basso, c'era uno SpongeBob. Guardate qua. Oh. Allora, la mia reazione a leggere questo. Sì, è stato effettivamente molto fastidioso cercare di trovarlo. Ok. Oddio. Il midollo interno, i polmoni. Ah, cosa che ho pure il fatto dei polmoni. Del fatto dei vichinghi che li toglievano. Tutta la tua pelle, no? Ok, sì, è praticamente il dolore. Tutta la tua pelle. Sì, deve per forza far male. Ok. Qui il parto, addirittura. Addirittura. Me ne ero completamente dimenticato. Lo aspettavo così in alto, però non così in alto. Per fortuna, meno di bere acido. Immagino. O di essere colpito da un treno a 120, dovrebbe essere 120 all'ora. Sì. E poi essere bruciato, sì, più del treno, concordo, non l'ho mai provato a essere bruciato, ma posso immaginare la carne che ti cade. Cerchiamo di non descrivere perché altrimenti mettiamo il dito nel video. E sì, la cosa più dolorosa è essere bruciato. Fun fact extra, soprattutto nel toro di metallo greco, quella cosa così che era penoso. Iscriviti, ciao!